Il vincitore con 4,90 m, ma l'abbiamo visto tentare il record italiano a 5,12 m alla casacca arancio dell'Atletica Vicentina. Gara che è guidata per Atletica Brescia da Chiara Cuni, quest'anno 25 e 48, una delle migliori giovani di questa specialità, marcia che tante medaglie e tanto onore ha portato all'atletica italiana, marcia che tra l'altro qui in terra bergamasca ha visto tanti atleti crescere di livello, uno su tutti Matteo Giuppone, finalista ai giochi olimpici, ottavo nella 20 km di marcia. Partecipano alla 5 km di marcia allieve Alessandra Ferretti per Cus Parma, Valentina Cola 5 per Cus Trieste, Chiara Cuni per Atletica Brescia, Caterina Urbani per Atletica Vicentina, Giulia Mannozzi per Studentesca Rieti, Francesca Bocchino per Axi Italia Atletica, Laura Pirola per Atletica Bergamo, Laura Borghi per Fratellanza Modena e Francesca Cortellezzi per Bracco Atletica. Dal vittorio
uscire al termine per Chiara Furi e alle sue spalle notevole l'azione di Francesca Bocchino. Andiamo al secondo anno dell'Axi, 26-38 quest'anno, forza Francesca, fulgine alla conclusione. Avremo un giornalino Laura Pirola
l'Atletica Bergamo, ultimi 50 metri per l'atleta bergamasca che porta punti pesanti per la sua società, terzo posto per la Pirola. Altro podio per le bergamasche, l'Atletica Bergamo con Pirola, terza della marcia, vinta da Bresciano Fuori. E zona arrivo per un altro atleta, la milanese Francesca Cortelezzi, bracco atletica, che ha fatto una bellissima gara. Quarto posto per Cortelezzi. Quinto posto per Laura Borghi, Fratellanza Modena. Ultimo giro per Valentina Colacinco, Cus Trieste. E ultimo giro per Alessandra Ferretti, Cus Parma. Forza Alessandra, ultimo giro. Due giri alla conclusione per Giulia Mannozzi, studentesca nel ricordo di Andrea Milardi, due giri Giulia.